Salve a tutti amici del canale, eccoci con un nuovo unboxing di nuovi pesci. Sono ben tre specie di pesci che andranno a popolare il mio 200 litri che ancora non vi ho mostrato, ma come potete notare qui ci sono ben 15 cardinali, quindi avrete sicuramente intuito che la mia vasca sarà a tema Sud America. Oltre a 15 cardinali ho messo i protagonisti assoluti, sono ben 6 scalari, Pterophyllum scalare. Ho deciso di popolare in overstock questa vasca con ben 6 esemplari. Ho deciso di prenderli abbastanza piccoli perché voglio vederli crescere in questi anni. Possono essere molto longevi e diventano anche abbastanza grandi, quindi ho deciso di prenderli di taglia minima in modo da assistere alla loro crescita. Infine tre piccoli pesci da fondo, anche questi sudamericani, comunque crescono abbastanza, ne ho presi soltanto tre, non ho voluto esagerare. Eccoli qui le buste tutte insieme, fa abbastanza caldo, quindi non si sono raffreddate durante il tragitto, ritorno a casa e li metto nella vasca per l'adattamento. Metto in ammollo la vasca per circa 20-30 minuti in modo da far eguagliare le due temperature. Le tre specie di pesci sono state pescate da tre vasche differenti. Le farò acclimatare per circa 20 minuti, anche se non c'è una grossa discrepanza di temperatura tra le buste e l'acqua dell'acquario perché fa abbastanza caldo in questo periodo. Quello che è importante invece è adattare l'acqua all'interno delle buste rispetto ai valori che sono all'interno della vasca. Non potendo fare tre test differenti, ho deciso allora di inserire un po' di acqua dell'acquario all'interno delle buste. Con una siringa prelevo un po' d'acqua e la inserisco all'interno delle buste. Faccio questo ogni 5 minuti per circa mezz'ora. In questo modo i pesci si abitueranno ai nuovi valori che presento in vasca. In particolare questa vasca biotopo amazzonico, diciamo Sud America, abbiamo un KH sul 2, GH4 e pH 6. Per le acque tenere acide uso la regola 2-4-6, ovvero questi numeri pari ottimali per queste specie acqua tenera e acida. Questo è un acquario che spero mi accompagni per diversi anni, sono tutti pesci molto longevi, è un bel acquario da 200 litri, insomma lo terrò sempre com'è. Su un quadernino annoto sempre tutto, anche i valori, i cambi e tutto quello che faccio. È arrivato il momento di liberare i pesci, finalmente abbiamo acclimatato il tutto, possiamo direttamente pescarli col retino. Bene amici, questo è più o meno tutto, è un'anteprima di questo nuovo acquario che vi mostrerò appena possibile. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo con nuovi video e aggiornamenti. Ciao a tutti!